Gran colpo del Torino, gran bel colpo casalingo del Torino in uno scontro diretto contro l'Atalanta. La partita sta per finire in questi istanti. Allo stadio Grande Torino, il Torino batte 2-0 l'Atalanta, agganciandola per il momento al sesto posto in classifica, valida per un piazzamento nella prossima Europa League, in attesa di Lazio e Fiorentina che giocheranno in seguito. Atalanta che con due sconfitte consecutive si distacca dal treno per il quarto posto della Champions League e le due vittorie consecutive del Milan, quindi si trova adesso a meno 7 e appaiata al sesto posto appunto con il Torino in attesa della Lazio. Gasperini che deve far fronte a delle assenze importanti, l'infortunio di Papu Gomez e Deron squalificato. E propone una formazione un po' strana, un po' diversa e trova delle difficoltà in avanti con i suoi uomini chiave, Ilicic e Zapata un po' sottotono. Comunque, buongiorno a tutti da Londra e Pinguin. Iscrivetevi al canale e mettete subito un bel mi gusta a questo video. La partita, il primo tempo l'Atalanta ci prova subito, ma appunto le due punte abbastanza inconcludenti. Mazzarri e Gasperini mettono di fronte due 3-5-2 abbastanza speculari, ma anche molto diversi. Un 3-5-2 molto difensivo quello del Torino e un 3-5-2 molto offensivo quello di Gasperini. La partita è subito viva, molto fisica, ma mancano grandissime occasioni. Ci prova un po' l'Atalanta, però a sbloccarla sul finale del primo tempo è Izzo, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra del Torino, raccoglie una brutta respinta di Berisha e mette in rete il tap-in dell'1-0, gol importantissimo per Izzo che dà molto morale. E subito all'inizio del secondo tempo c'è il raddoppio di Iago Falck. Iago Falck che mi è sembrato un giocatore in crescita, che era abbastanza spento nelle ultime giornate mi era apparso un po' sottotono e invece oggi pomeriggio mi è piaciuto molto di più. Ha fatto vedere delle belle cose, raccoglie un bel passaggio di Mete al centro dell'area e infila Berisha sul palo alla sua sinistra. Bel gol di Iago Falck. Il 2-0 taglia un po' le gambe all'Atalanta, che comunque continua a provarci ma senza grossissima incisività. Sento Gasperini incazzarsi come una belva dalla panchina, si incazza con Mancini, si incazza un po' con tutti, però anche lui secondo me ha fatto un bel casino oggi, ha riproposto Gosens che non giocava da un bel po' di tempo, gli mancavano sì degli uomini importanti, appunto dicevo in mezzo, come Deron e Papu Gomez, però ha fatto un po' di casino pure lui. Ha tolto Gosens per un problemino, ha messo dentro questo Kulusevski e poi l'ha tolto nel secondo tempo, forse trovandosi in svantaggio, ha buttato dentro Baro nella mischia, anche lui Baro che non si vedeva da un po' di tempo, ci ha provato anche lui, ma senza fortuna. È finita adesso la partita, il Torino ha vinto 2-0, quindi bella partita. L'Atalanta si stacca, forse il quarto posto era un po' troppo come ambizione per questa Atalanta, però secondo me un sesto posto adesso se la giocheranno Torino-Atalanta appunto appaiate, sempre aspettando Lazio e Fiorentina, quindi tra queste quattro credo si giocherà l'ultimo posto disponibile per l'Europa League, mentre il primo posto disponibile sarà praticamente per la perdente della corsa a tre tra Inter, Milan e Roma per il terzo e quarto posto. Quindi interessantissima si fa la situazione. Se l'Atalanta era considerata fino a ieri una delle sorprese di questo campionato, adesso a tutto merito bisogna considerare una sorpresa di questo campionato il Torino. Quindi complimenti ai ragazzi di Mazzarri che stanno facendo un ottimo campionato. Per adesso è tutto da Londra, ci sentiamo più tardi. Iscrivetevi al canale, ciao!